La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 19 aprile, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Via il piano per la crescita, così titola il Messaggero, sia il documento di economia e finanza. Confindustria, la disoccupazione salirà. Monti, ripresa dal 2013, ci battiamo per non finire come Atene. Frequenze TV, gelo del Cavaliere, rinviato il pranzo con il Premier. Escort, Berlusconi indagato, svolta nell'inchiesta di Bari, la Vitola, blitz a Palazzo Chigi, sequestrati 2,5 milioni. IPM ha spinto Tarantini a mentire versando 500.000 euro. Spiavo Maroni, Bossi sapeva, dossier del tesoriere Belzito, l'ira dell'ex ministro. Il caso scotch sulla bocca dei rimpatriati è diventato un caso, la foto postata su Facebook da un passeggero che viaggiava sul volo di linea Alitalia Roma-Tunisi ed ha assistito al trattamento di due clandestini che venivano rimpatriati, imbavagliati con nastro adesivo e bloccati mani e piedi. Passiamo alla stampa. Monti, crescita solo nel 2013, via il piano per lo sviluppo, ci battiamo per evitare di finire come la Grecia. Frequenze TV, Mediaset sulle barricate, il premier ai partiti, cambiare passo, salta il pranzo con Berlusconi. Decreto passera, incentivi al sistema impresa e meno legge, credito d'imposta. Caso La Vitola, Bari, indagato il Cavaliere. Arriva la Formula 1, nervi tesi in Bahrain, l'anno scorso la corsa era stata cancellata, il regime teme disordini. Maroni spiato coi soldi del partito, Belzito ammette ricerche sui suoi nemici. Attacco contro l'ex tesoriere leghista e poi sarei stato io a complottare. La Gazzetta del Mezzogiorno, la candidata parla troppo, minacce e proiettile sul parabrezza dell'auto. La campagna elettorale di Lecce è turbata da un grave episodio. Ai danni di Adelaide Lanzilao. Centrosinistra Vendola al contrattacco, governerò fino al 2015. Il presidente e le inchieste, non resteremo nel fortino. Dal vertice di maggioranza a fiducia a De Caro, il capogruppo PD non farà un passo indietro. Caso La Vitola, Bari, indagine su Berlusconi, pressioni su Giampi per negare le feste. La Gazzetta di Lecce, la candidata parla troppo, minacce e proiettile sull'auto. La Digos indaga sul messaggio recapitato ad Adelaide Lanzilao, intervenuta sulle vicende delle case parcheggio. Pensa a lavorare e non ad altro, altrimenti sono guai. Solidarietà bipartisana nei confronti dell'aspirante consigliere in lista con il centro-sinistra. Quindicenne stuprato da un bancario, finisce male l'amicizia sbocciata su internet. La storia è venuta a galla dopo che al ragazzino è stata diagnosticata una malattia sessuale. Inseguimento con sparatoria dopo il furto, rapina in farmacia, banditi in azione di notte a Novoli e ieri sera a Tuglia. Concludiamo con il quotidiano, proiettile in busta alla candidata, tensioni sul voto nel mirino Adelaide Lanzilao del centro-sinistra. Aveva denunciato illeciti sulle case. Derby truccato, oggi parla quarta, l'imprenditore interrogato a Bari, Corvia in procura federale. In fuga sparano i carabinieri, ladri dopo il furto fanno fuoco e si dileguano. Rapinata a Tuglia la farmacia del presidente Gabellone, lui era assente. Amministrative, altro segnale inquietante, è l'ora di abbassare i toni, Perrone serve una calmata, Capone non ci zittiranno. Il biglietto minaccioso recapitato alla consigliera Adelaide Lanzilao, pensa a fare il tuo lavoro, hai già fatto abbastanza rumore, se no sono guai seri. Tensioni sul voto, spunta il proiettile, escalation a Lecce dopo i raid nei comitati PDL, intimidazione e minaccia a candidata del centro-sinistra. Adelaide Lanzilao, dal nido alla politica, la new entry combattiva. PD alleati, bene la fase 2, ritrovato il vecchio spirito, ora possiamo discutere delle prospettive del territorio. Maggioranza fronte compatto, voglia di rilancio. Vendola scioglie la riserva, sarò governatore fino al 2015, dopo gli avvisi di garanzia ho ricevuto anche molto affetto. Sono sereno, non ho mai pensato di abbandonare. Imprenditori alle prese con la grande crisi, la Camera di Commercio ha festeggiato al Teatro Paesiello i 150 anni di vita, l'occasione per una riflessione. Il presidente Prete, coloro che lottano da una vita sono indispensabili. Aziende come Querce, premi a quanti hanno fatto la storia, attestati per le imprese più longeve del Salento. Confindustria e Asi ora è scontro frontale, De Castris, insediamenti produttivi da rilanciare, da 20 anni il degrado è un freno agli investimenti. L'associazione chiama la regione per denunciare l'immobilismo. Billa, esplode la rabbia dei 72 lavoratori, per sabato mattina annunciato un corteo verso la prefettura. Verso il voto nel capoluogo, copione a me, ma sei tu a scopiazzare. Programmi e plagi, guerra a distanza tra il sindaco Perrone e la Capone. Il primo cittadino ha convocato ieri la stampa per dimostrare come la vicepresidente abbia copiato da Pisapia e dalla Turco. Cade da 2 metri, grave un 74enne, paura ieri mattina per un anziano in via Torino, aiutava un amico a togliere l'intonaco da un muro. L'uomo ha sbattuto la testa e perso sangue da un orecchio, ora è in neurochirurgia.
San Pio stop ai lavori, proteste dopo le demolizioni. I residenti di via Sozzi Carafa sono scesi in strada. L'assessore assicura da lunedì si riprenderà. Università, il dialetto si studi nelle scuole. MOI. Nando Popu de Sun System è salito in cattedra per parlare agli studenti della lingua e della tradizione orale su invito del professor Grimaldi. Per l'artista è importante creare anche dei database. Vetro, Lecce Riciclone vince un premio, arriva dal Coreva il Green Award e si prepara una grande festa. Squinzano, impigliato nella ringhiera, perde un dito, 13enne si ferisce davanti alla scuola della fidanzatina. L'incidente ieri mattina all'orario di fine lezione, il ragazzo stava scavalcando la recinzione dell'edificio quando l'anello che aveva alla mano destra è rimasto attaccato all'inferriata provocando il drammatico strappo. Novole in fuga dopo il furto, sparano i carabinieri, i banditi portano via la cassa della stazione di servizio di Conversano. Di nuovo in azione gli stessi autori, dei colpi al distributore Kuwait ad un autosalone a Salgere, refurtiva lanciata contro gli inseguitori. Gallipoli, un'idea per cinque, salviamo il borgo, le priorità per il decoro cittadino dei candidati di mattina, Enrico, Petrucci, Cataldi, Ferruccio. Casarano, la politica torna in piazza, si parte domani, il primo candidato a prenotare lo spazio per un comizio è Francesca Fersino. Tulli, assalto alla farmacia del presidente Gabellone, bottino 700 euro. Due malviventi armati in azione ieri sera, in pochi istanti hanno portato via il denaro che era in cassa ed hanno rapinato anche un cliente. Infine la pagina sportiva, oggi l'interrogatorio di quarta, calcio nella bufera, prevista per questa mattina anche l'audizione in FIGC dell'attaccante Daniele Corbia. L'imprenditore leccese incontrerà in procura a Bari il PM Angelillis. Intervento del ministro Piero Gnudi, troppi scandali nello sport, serve controllo e pulizia. Serzi applaude i suoi ragazzi, ci stiamo allenando bene, Bertolacci in vantaggio su Bodo e Grossmüller per la sostituzione di Blasi. Nel pomeriggio test con gli allievi a Squinzano. Benassi e l'incubo Lazio, la sfida con i biancocelesti dello scorso anno ha creato tanti problemi al portiere. Non vedo l'ora che questa storia finisca. Bene, la nostra rassegna stampa termina qui, a più tardi con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...